Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi, come potete vedere e leggere anche dal titolo, vi porto 9 pacchetti random di Pokémon, appunto, perché solamente questo io tratto. Yu-Gi-Oh! L'ho trattato per un periodo e dopo l'ho lasciato perdere, per chi ancora mi dovesse chiedere se scambio carte Yu-Gi-Oh! O cerco qualcosa. E niente, queste sono le bustine che ho preso. Ovviamente l'ho già tolte dalla plastica esterna e devo solamente scartarle, sono tutte sigillate ancora. Faccio una piccola nota per coloro che non hanno trovato, scusate un attimo che non si vede, per coloro che non hanno trovato o cercano il scambio gioca giallo, qui ne ho la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 scambi gioca giallo, il che significa che questi fogliettini, leggo perché c'è scritto, valido per l'ingresso gratuito di un bambino a Mirabilandia e per l'esclusiva maglietta del Pokémon Day. Quindi se ancora non l'avete trovato e vi interessa, io ve lo posso spedire. Detto questo, vi mostro le bustine che ho preso. Sono 4 di richiamo delle leggende, con 2 con Deoxys, 1 con Kyogre e 1 con Groudon. Poi 1 di ex guardiani dei cristalli, 1 di Platino l'ascesa dei rivali e 3 di Earth Gold Soul Silver. Bene, io direi di cominciare. Prendiamo una a caso, la prima. E buona visione. Ah, sono 9 pacchetti, non l'ho detto, e questi 10 fogliettini li ho trovati, pensate, 2 in una singola bustina, cioè in una singola bustina di plastica. Vabbè, ci siamo capiti. Ora apriamo. Le bustine ho deciso di non collezionarle più, per cui le rompo tutte. Ecco, questa va bene. Niente trick e track perché non mi interessa, perché poi non c'è più la sorpresa. C'è chi tocca la carta, ultima carta, che sa benissimo che è una delle rare. Allora che divertimento c'è più? Vabbè, comunque Nidorina, Shellos, Munchlax, Aerodactyl, Weedle, la reverse Forretress, che è comune, e la rara Nidoqueen, Tropius, Scizor, bello, e Sharpedo. Prossimo, ex guardiani dei cristalli. Allora, Ivysaur, cerchio di Holon, sostegno di Bill alla reverse, la rara è Kingler, specie Delta, Wishmoor, Squirtle, Spoink, ricerca di energia e Spirog. Prossimi, mi interessa aprire gli Art Gold perché di questa serie non ho neanche, cioè ho qualche carta ma non ho acquistato il box. Allora, Girafarig, Paras, Utut, Staryu, Pikachu, la reversa è Butterfree, che è raro, e la rara è Arcanine, bellissimo, è Holo, il che significa che la metto subito sotto protezione della sleeve. Eccola qua, bellissimo Holo, e in quella rigida. Praticamente se un domani dovessi venderla o scambiarla, posso assicurare che la carta è gem mind, ovvero come appena sbustata. Voi testimoni. Continuiamo, Parasect, collezionista di Pokémon, e Miltank. Next, allora, Caterpie, Meryl, Vulpix, Clefairy, Meow, la reverse è Pikachu, la rara è Cleffa, Metapod, Iglybuff e Starmie. Ultimo di HS. Allora, Booper,
Girafarig, Ledyba, Caterpie, Snubbull, la reverse Raichu, che è raro, bello, e la rara, un Ledian. Comunicazione Pokémon, nuova teoria del professor Oak, questa è un'ottima carta, e Guilfish. Bene, ora vediamo delle leggende. Pacchetto di Groudon. Allora, Pidgey, Magikarp, Hitmonchan, Koffing, Chikorita, la reverse, un bellissimo Espeon che ho lo reverse, la rara è Slugging, Seaviper, Fluffy e Copiona. Pacchetto di Kyogre, o Kygro, o Scourge. Ah, ragazzi, che caldo. Allora, Hitmonchan, Andauer, Ondur, Totodile, Magmar, Chikorita, la reverse è Riolu, la rara un Magmortar, che ho già. Lo metto qui, che è da scambio, se vi interessa chiedetemelo, nessun problema. Poi addestramento del saggio, energia metallo e registro delle ricerche. Un ultimo pacchetto con Deoxys, Pidgey, Merip, Snubbull, Teddy Ursa, Panfi, Seaviper, la reverse e la rara Snorlax, Donphan, Copiona e Riolu. Ultimo pacchetto e dopo passo ai saluti e ai ringraziamenti come sempre. L'ultimo pacchetto è di Deoxys. Totodile, Magmortar, Chikorita, Vulpix, Paneco, la reverse è Croconaw e la rara Pacirisuolo. Bello. Anche di questo set non ho granché, non avendo comprato molte bustine o box. Questa è una carta che, come è sbussata, l'ho inserita qui. E PG8, Fluffy e rimozione perduta. Bene ragazzi, questo è stato un piccolo intermezzo che ho inserito tra i quattro video di Diamante e Perla e Risveglio dei Miti, prossimamente la terza parte. Che altro dire? Niente, grazie di aver visto il video, come sempre ringrazio coloro i quali commenteranno, voteranno e si iscriveranno. Voglio ricordarvi che ho questi scambi a gioco a giallo, chi di voi è interessato e non ha ancora trovato in edicola o in negozi questi scambi a gioco per poter aggiudicarsi, avere gratuitamente la maglietta e l'ingresso, a quanto sembra anche qui c'è scritto consegna questo coupon alle casse di Mirabilandia, se hai fino a 10 anni, quindi se hai 10 anni bene, se no se hai alto al massimo 1,40 m e se hai accompagnato da una persona pagante un biglietto d'ingresso individuale intero, ricevi subito la fantastica maglietta fino ad usamento scorte in asterisco qui del Pokémon Day ed entri gratis al parco. Quindi ragazzi, se volete, se avete meno di 10 anni o massimo di 10 anni, è vostro. Ciao ragazzi, alla prossima.